bentornati sul nostro canale. Vi starete chiedendo cosa ci faccio oggi con un'applicazione di perle nei capelli. Fa parte del look che vi ripropongo in questo video, che è il look che ha indossato Kate Bosworth, di cui metterò la foto, all'ultimo Met Gala. Per chi non conoscesse Kate Bosworth, tra i film più famosi che ha fatto c'è L'uomo che sussurrava ai cavalli, Le regole dell'attrazione, che mi sembra di aver visto, Appuntamento da sogno, che è una carina commedia romantica, e soprattutto io me la ricordavo per Superman Returns, quindi Il ritorno di Superman. Questo è il look indossato dall'attrice per il Met Gala 2016, come vedete molto luminoso, super sofisticato. Lei indossava appunto due applicazioni come queste perché il Met Gala era di ambientazione futuristica e lei con il suo look aveva un vestito bellissimo di cui, se trovo, vi metterò anche la foto. Anche il make-up è stata premiata appunto come uno dei migliori Met Gala, non come quello di Katy Perry, che quest'anno è stata davvero scena per quanto mi riguarda. Questo look mi era piaciuto davvero molto perché è molto sofisticato, sugli occhi ci sono questi giochi di colore tra l'arancio e il dorato e queste belle labbra messe in risalto. Lei ha una forma di occhi molto simile alla mia, in cui la palpebra mobile è quasi totalmente invisibile, e mi era piaciuto molto questo trucco che le avevano fatto. Appena ho visto il look ho pensato di riproporvelo subito per un tutorial. Io spero che questo trucco, anche molto elegante per una serata importante, una cena o proprio un evento di gala come quello per cui l'ha indossato lei, vi piaccia, che possiate riproporlo, e vi lascio al tutorial. Ciao! Inizio spruzzando un po' di acqua termale di Aven su tutto il viso. Ovviamente ho già idratato la pelle e il contorno occhi con la crema che uso di solito e adesso andiamo ad applicare il fondotinta e il correttore. Io inizio applicando questa volta prima il correttore. Vado ad applicare un correttore abbastanza leggero perché la foto che ho visto ritraeva questo incarnato super super luminoso, quasi come se non avesse nulla sulla pelle, quindi volevo riproporre questo effetto molto naturale e appunto in salute luminoso, anche andando incontro all'estate in cui non vogliamo più apparire totalmente opache con la pelle super coperta, e per questo andrò ad utilizzare dei prodotti biologici, per gli amanti del biologico, comunque dei prodotti con buoninci e comunque molto idratanti. Come correttore vado ad applicare il Nabla Under Eye Concealer nella colorazione numero 2, in realtà 2.0, quella del brand ufficiale, quindi lo applico al di sotto degli occhi e lo vado a sfumare. Il pennello che sto utilizzando è il pennello che mi è uscito in dotazione con la palette della Urban Decay 2, Naked 2, ed è un pennello che mi piace molto, ve ne ho già parlato in qualche altro video, perché è double sided, quindi ha due lati, uno è piatto e l'altro è morbidoso, quindi ottimo per sfumare ombretti o comunque prodotti in crema e in polvere ovviamente. Questo correttore di Nabla mi piace molto perché è molto idratante e, nonostante sia un prodotto biologico, è molto molto coprente, e poi il numero 2 soprattutto ha una bella tonalità aranciata che ci va a coprire le discromie della zona occhiaie. Adesso che ho applicato il correttore, passo ad applicare il fondotinta. Vado ad applicare il sublime fondotinta della Puro Bio, io l'ho preso nella colorazione 04 e ve ne ho parlato nella haul biologica, e in più lo vado a mischiare per un effetto ancora più luminoso, perché questo è abbastanza opaco steso sulla pelle. Lo vado a mischiare con il Face and Body della MAC nella colorazione N1. Eccoli qui, questi sono i due fondotinta che andiamo a mischiare insieme su una palettina. Non so se riuscite a vedere bene, comunque li ho applicati sulla palettina e con uno scovolino da mascara, con una spatola, qualsiasi cosa vi fa più comodo, andate a mischiare i due prodotti insieme. Non uso una spugnetta per l'applicazione di questi fondotinta perché, essendo molto leggeri, con una spugnetta ho l'impressione che vengano totalmente assorbiti, quindi preferisco usare un pennello, in questo caso il Duo Fibre della MAC che utilizzo sempre, che è il 130.
Adesso che la base è finita, la lasciamo riposare, la lasciamo assorbire nella pelle e ci ritorneremo più tardi. Ora passiamo agli occhi. Dopo aver fatto il primo occhio, passiamo a fare l'altro che vi andrò a mostrare. Come primer oggi non mi vedete utilizzare il mio amato Soft Ochre, ma utilizzerò quello della Essence, l'I Love Stage. È un primer ottimo che ho sempre voluto provare, e ve ne parlerò nel video haul della Essence, perché ho acquistato diverse cose della Essence e questo in particolare, come vi ho detto appunto, volevo provarlo da un po' di tempo. Costa solamente 3 euro, ma li vale tutti e anche di più. L'ho provato, lo sto provando ormai da una settimana se non di più, e mi piace davvero tanto, sia come texture perché è molto cremoso, è di un bel colore aranciato che ci va ad eliminare le discromie della palpebra e ci fa durare davvero l'ombretto tutto il giorno. Quindi adesso ve lo mostro all'azione. Quindi ne applico un po', viene con questo bel applicatore come se fosse un rossetto e lo vado a stendere con un pennellino. Lo applico quindi su tutto l'occhio e anche al di sotto. Guardate già come si sono eliminate proprio tutte le discromie della palpebra. Adesso aspetto che agisca un po', lo faccio asciugare leggermente e vado a fare le sopracciglia, che vado a pettinare all'insù. E lei durante la serata, il Met Gala appunto, ha utilizzato un trucco molto leggero, ma sulle sopracciglia soprattutto il trucco era alquanto naturale. Quindi vado ad applicare, vado a definirle con un ombretto. Prendo un ombretto marrone scuro, il mio è della MAC, ed è questo qui, marrone scuro opaco, che si chiama Brune. Io le allungo sempre un po' verso l'esterno, mi piacciono un po' più lunghe. Vado a fare l'arco, a definirlo, e poi andiamo, passiamo alla parte iniziale. Faccio una linea con l'ombretto e con quello che rimane del pennello la sfumo al di sopra. Le vado a ripettinare all'insù. Adesso che il primer si è asciugato, lo vado a fissare leggermente con un ombretto bianco opaco oppure una cipria trasparente. Adesso iniziamo a costruire la nostra piega. Dalla mia palette di ombretti della MAC vado a prendere questo colore arancio, che si chiama appunto Orange. Per renderlo un po' più chiaro lo mischio con questo rosa chiaro che si chiama Coral. Dopo aver eliminato l'eccesso dal pennello, parto dalla piega, dalla parte finale, dall'angolo esterno. Il prodotto è concentrato soprattutto nell'angolo esterno, quindi premo il pennello nella piega, lo sfumo verso l'interno leggermente, sofficemente, e poi nell'angolo esterno lo sfumo quasi fino a toccare il sopracciglio, però molto leggermente, quindi applico maggiore pressione all'attaccatura delle ciglia e quando vado sopra rilascio la pressione, così proprio quasi a sfiorare la pelle. Prendo ancora un altro po' di prodotto, sempre mischiando i due ombretti, e faccio la stessa operazione. Per spegnere un po' l'arancio forte che c'è nell'ombretto, vado ad utilizzare un ombretto color caramello, e questo è appunto l'ombretto Caramel di Nabla, e lo sfumo verso l'interno. Vado a sfumare anche il prodotto verso l'alto, molto piano. E vedete già come il tono di arancio si è sfumato, si è un po' spento. Questi sono i pigmenti Melon di MAC, di cui vi ho parlato nel mio video dei pigmenti, e sono bellissimi sia come ombretto come illuminante, soprattutto adesso quando saremo un po' abbronzate. Sono dei bei pigmenti, un misto tra un dorato e un salmone, molto molto belli quando applicati. Vado a bagnare leggermente il pennello con l'acqua termale, il Fix Plus o qualsiasi cosa abbiate a casa. Li vado a tamponare dove non abbiamo applicato nulla, nella parte iniziale dell'occhio. Guardate come sono cangianti quando vengono bagnati. Li sfumo quindi nella parte iniziale, nell'angolo interno dell'occhio, e li porto leggermente verso l'alto.
anche nell'angolo interno. Con la punta del pennello vado a sfumarlo verso l'altro ombretto, al di sotto nell'angolo interno dell'occhio. Prendo un ombretto color crema e lo prendo dalla mia palette Naked 2 della Urban Decay. Prendo il primo ombretto a sinistra che si chiama Foxy, è un ombretto beige opaco. Lo applico al di sotto del sopracciglio per dare un leggero punto luce e per sfumare insieme gli altri ombretti. Quindi lo applico qui e con un pennello pulito andiamo a sfumare le estremità. Ragazzi, scusate se quando faccio i video mi vedete sempre così, sembra che ho, non lo so, la paralisi o che sono storta, però in realtà quando, nello specchio non riesco a stare diritta quando mi vedo. Cioè quando mi trucco da sola sì, però quando mi devo truccare in camera e devo centrare nel quadrato mi risulta un po' complicato, quindi scusatemi se mi vedete sempre storta. Le ciglia sono piegate. Per far risaltare leggermente l'occhio vogliamo sempre un effetto super naturale, però vogliamo infoltire leggermente la linea delle ciglia, quindi vado ad applicare una matita marrone. Io applico Teddy della MAC e la applico in modo infraciliare, quindi proprio tra le ciglia, non si deve vedere. Adesso la vado a sfumare leggermente e nella parte di sotto esterna applico sempre l'ombretto arancio, che è questo qui. Applico la Magic Pencil di Nabla. Applico il mascara e vado ad applicare l'Extra Sculpt Waterproof Mascara della Kiko. Mi ero entusiasmata la prima volta, ma poi le altre volte, non so, adesso che lo sto provando, devo dire che non mi piace tantissimo, perché devo fare tante passate per ottenere le ciglia nel modo in cui le voglio io. Non me le regge in piega, come non me le mantiene in piega come un mascara waterproof dovrebbe fare, come era quello che usavo io prima, il waterproof di MAC, e quindi se dovessi ricomprarlo, consigliarlo, non lo ricomprerei, non lo consiglierei. Questa volta non applichiamo delle ciglia a fascia intera, ma applichiamo solamente delle ciglia a metà. Queste sono della Essence Lashes to Impress Half Lashes, quindi appunto le ciglia a metà. Le vado ad applicare solamente nell'angolo esterno, sono ottime, un ottimo rapporto qualità-prezzo, buonissime, costano solamente 3 euro, quindi davvero super super consigliate. Attacco gli angoli e le spingo all'ingiù. Guardate che bell'effetto danno all'occhio, quindi molto naturale e allungato verso l'esterno, senza però dare l'impressione che appunto indossiamo delle ciglia finte. Bene, adesso che siamo tornati alla pelle andiamo a fissare la base. Utilizzo la Studio Fix Powder della MAC nel numero NC25. Faccio uno strato molto leggero perché ho una cipria abbastanza coprente, essendo un fondotinta in polvere. Non faccio contouring, ma applico solamente un blush, cosa molto strana perché, come sapete, io amo fare il contouring e mi aiuta un po' a far apparire il viso più magro, cosa che adoro, ma in questo caso per rispecchiare bene il look che sto riproponendo vado ad applicare un blush salmone e applico il blush dalla mia palette della Sleek Blush by Tree. È questo blush qui, il primo a destra, ha un bellissimo colore arancio, un pesca, un salmone, come volete definirlo, non so, molto acceso. Ne basta davvero pochissimo e lo applichiamo, io lo applico sulla parte alta delle guance, proprio per aiutarmi comunque a snellire leggermente il viso. E poco a poco me lo trascino verso il centro. Non supero l'angolo esterno del mio occhio. Ho
dopo aver sfumato il blush, concedetemi solamente un po' di contouring al naso, di cui non posso più fare a meno, perché mi vedo sempre il naso grosso e mi piace, vorrei averlo piccolissimo, quindi un po' di contouring lo faccio solamente al naso. Prendo un marrone opaco e quanto più fate le linee vicine, tanto più sottile sembrerà il vostro naso. Lo vado a tagliare anche un po' sotto e sfumo la sfumatura verso l'esterno. Non lo porto fin sopra come mio solito, ma visto che è solo la punta che voglio ridurre, mi fermo appunto solamente alla punta. Se vi sembra troppo eccessivo il contouring, andate a sfumare con un pennello della cipria trasparente o semplicemente il pennello che avete utilizzato per applicare la cipria, che è quello che sto facendo io adesso. E guardate ragazze già come sembra sottile il naso rispetto a prima, una cosa incredibile. Dopo aver sfumato leggermente il naso, vado a prendere il mio illuminante e utilizzo il fantastico amato Soft & Gentle di MAC. Lo applico con il dito sulla punta del naso per farlo sembrare all'insù, alla française. Guardate l'effetto con la luce. Com'è? Vi sembro française? Oui, je semble français avec le petit nez, oui. A me piace tanto questo effetto, comunque. Per essere ancora più glowy e brillanti, andiamo ad applicare l'illuminante, ovviamente, anche sulla parte alta delle guance. Brilli come una stella. Ebbene, stranamente per i miei canoni, questo trucco finisce qui per quanto riguarda tutto il viso e passiamo alle labbra, che sono di un bel rosso fuoco. Quindi quale rossetto utilizzare se non il fantastico Ruby Woo della MAC, il rosso più amato, più comprato per eccellenza, uno dei rossetti must have nel vostro, nella vostra trousse di trucchi, e nonché uno dei più usati, come vi ho detto nel mio video dei rossetti MAC, se non l'avete guardato andatelo a guardare, uno dei rossetti appunto più usati per servizi fotografici, ma soprattutto film d'epoca, che sono quelli che io adoro. Quando c'è un film ambientato negli anni 40-50, il periodo della guerra, le pin-up con i victory roll, io sono la prima che lo va a vedere e appunto mi piacciono tanto tanto i film d'epoca e soprattutto il trucco che ripropongono. Quindi applico il rossetto Ruby Woo e come matita vado ad applicare la matita sempre della MAC, che è la Cherry. Se il video vi è piaciuto, come sempre datemi un bel like, iscrivetevi al canale se non lo siete già e non dimenticate di seguirmi sugli altri social come Facebook, Instagram e Twitter per tenervi sempre aggiornate con le ultime novità e con i video che io e mia sorella facciamo insieme. Grazie per aver guardato, ci vediamo al prossimo video. Ciao! E per restare sempre al passo con lo stile, seguite mia sorella sui suoi social.